La modifica del regolamento era stata richiesta dalla consulta delle associazioni venatorie. Non una priorità per la Giunta, ha spiegato l'assessore Fernanda Cecchini, ma nulla in contrario nel consentire la caccia con l'arco già prevista dalla legge 157 per le altre specie. Il presidente della commissione Massimo Buconi ha spiegato le differenze fra la caccia con arma da fuoco e con l'arco. Con l'arco non si tira da lontano, è necessario sviluppare una tecnica che prevede grandi abilità e professionalità nella fase di avvicinamento alla preda fino ai 10-15 metri, poiché è improbabile che un arciere abbia un secondo colpo se il primo dovesse andare a vuoto. Lo stesso animale può meglio utilizzare le sue difese quali udito, vista e olfatto. Anche per questo sostengo che questo tipo di caccia è più etico, oltre che ecosostenibile e consentito dalla normativa europea. Vorrei ricordare, ha detto Buconi, che in questo atto non vi è concessione a favore di nessuno, in quanto già oggi la legge che regola l'attività venatoria prevede tra i mezzi di caccia fucile ad anima liscia o rigata, arco e falco, quindi l'arco può essere utilizzato per il prelievo di tutte le specie cacciabili. Anzi, ha aggiunto il presidente della terza commissione, il regolamento proposto disciplina opportunamente in forma rigida l'utilizzo di tale strumento, definendone le caratteristiche tecniche e le certificazioni dell'abilità del cacciatore. Anche l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nelle linee di indirizzo per la gestione degli ungulati riserva un apposito capitolo alla caccia con l'arco.